Sì, è una proposta che viene da una sorta di mediazione e di adattamento alla realtà della nostra città, di una proposta di Tommaso Montanari, riguardo appunto a una sorta di decalogo che secondo lui i sindaci e gli assessori alla cultura dei comuni italiani dovrebbero darsi per far diventare la cultura un bene comune, che abbia un ritorno rispetto al coinvolgimento della cittadinanza e a lasciare tracce durature di quello che può essere una mostra, un evento che invece è passeggero nella sua forma naturale e che invece noi vorremmo che diventasse qualcosa che arricchisce davvero, che lancia in qualche modo degli input, semina qualcosa che poi possa germinare nella nostra città e dare i suoi frutti. In tempi anche più lunghi, diciamo, rispetto a quelli che possono essere i tempi di una mostra o di un evento singolo e passeggero.